quello che abbiamo accertato nel corso delle indagini è che comunque l'omicidio matura poi in normali contrasti tra vicini. Diciamo sia gli scomparsi che gli autori dell'omicidio sono allevatori, agricoltori, proprietari di terreni confinanti. Il tutto matura nel corso degli anni per questioni legate a sconfinamenti del bestiame. E oltre questo, le vittime e gli autori dell'omicidio sono anche legati da vari vincoli di parentela. E dagli accertamenti è emersa anche dei litigi datati nel tempo dovuti a una questione ereditaria di un terreno. Sono state fondamentali le analisi dei tabulati telefonici e fondamentali anche le telecamere di alcune strutture private presenti sul territorio, che hanno consentito di mettere in relazione tra loro la presenza delle autovetture registrate e riprese dalle telecamere con lo sviluppo dei tabulati degli autori dell'omicidio. Per questi tipi di delitti è fondamentale agire nelle prime ore successive al delitto, perché in quel frangente le tracce rimangono, devono essere bloccate, immediatamente, come diceva lei, giustamente congelate, e poi c'è tutto un lavoro di analisi degli indizi e di successiva ricostruzione logica degli stessi. Quindi l'importante sono le 24-36 ore successive, per gli omicidi è così. Quando avvengono in ambienti chiusi, figuriamoci in un ambiente così aperto, sottoposto, come dicevo in precedenza, a intemperie, mutamenti meteorologici, passaggi di animali, quindi un inquinamento della scena del delitto che è fisiologico, quindi è molto, molto importante l'intervento immediato, ecco, quello sì. Tanta efferatezza per un delitto che riguarda sconfinamenti e questioni ereditarie. Questo è un aspetto particolare, sì, non sono di queste terre, ma sto apprendendo sostanzialmente come, pur non essendoci nulla nel merito che possa far pensare a logica di criminalità organizzata, nel metodo ovviamente siamo molto vicini a quel tipo di contesto. Questo fa riflettere sul fatto che la criminalità organizzata faccia scuola da questo punto di vista, anche al di fuori, insomma, dei suoi confini, meno per quanto riguarda il metodo. Questo deve far riflettere non solo la Procura della Repubblica, le forze dell'ordine, ma in generale la collettività, insomma, su quanto bisogno di Stato ci sia in questi territori. Abbiamo fatto un bel passo avanti, le indagini non sono chiuse, c'è ancora tantissimo da fare, prima di tutto per ritrovare le povere vittime, ma soprattutto per sviluppare una serie di altri dettagli che abbiamo acquisito e che sono in corso di valutazione, altri di approfondimento, però gli elementi finora raccolti ci hanno consentito di compiere questo atto grave che è il fermo di 3 persone. Senza l'abnegazione, la generosità dei carabinieri, del collega, le notti passate a mettere assieme i dettagli, ad approfondire, a raccogliere gli elementi, non avremmo raggiunto questi risultati, perché come vi siete resi conto parliamo di dettagli piccoli che hanno bisogno di un grande impegno per essere legati fra di loro.